Ok, la registrazione è ufficialmente avviata, come al solito ve lo comunico, e partiamo appunto dal capire come ci indirizziamo nel prosieguo del nostro modulo accademico, strettamente accademico. Siamo arrivati alla 13ª lezione, ce ne mancano di fatto sette oltre questa, ovviamente. E i temi sono, diciamo, di tre grandi sfaccettature. Uno, proseguio della didattica, come avverrà, se c'è la possibilità di passare in presenza, se sì, quando. Due, tema, prova pratica, esonero pratico. Tre, esame finale. Iniziare a smarcare il primo dei tre punti per quanto riguarda il proseguio, se proseguiremo in via telematica o meno. Allora, il discorso viaggia su due aspetti fondamentali. Uno, la situazione contingente è evidente che sembra, con un cauto ottimismo, volgere al meglio. Però c'è, al di fuori del fatto delle paure e delle responsabilità da doversi assumere per comunque dare il via libera e aprire i corsi frontali, il lavoro in presenza, c'è un problema legato alle logistiche, inteso come gli impianti vanno sanificati, le strutture vanno sanificate. Dovremmo, tra virgolette, in qualche maniera garantire di certo, cioè l'Ateneo dovrebbe garantire sicurezza di tutti gli operatori, quindi sia i professori, sia i ragazzi che vengono a lezione. Onestamente, in tutta onestà, credo che si faccia fatica a costruire una proceduralità concreta e attuabile rapidamente, per poter far sì che si possa tornare in presenza. Inteso che è logico che voi dovete immaginarvi che alcuni gruppi, voi siete gruppi da circa 50 persone, è vero che comunque non sarete mai sempre tutti e ci mancherebbe, però avere gruppi da 20-30 persone che entrano all'interno di un impianto significa essere organizzati per gestire gli spogliatoi, sanificare gli spogliatoi tra passaggio e passaggio, sanificare i materiali, sanificare gli impianti e una serie di, diciamo, procedure che ovviamente sono abbastanza rigidi e sono soprattutto difficilmente attuabili in breve tempo. Quindi potrei essere smentito in maniera assolutamente totalitaria e profonda. Però credo che la via più logica e più probabile, poi siamo a parlare di probabilità o di possibilità. La possibilità di tornare in presenza c'è, ma la probabilità di rimanere in via telematica è più alta, dal mio punto di vista, per questo tipo di disamine, ecco. Al di fuori dei problemi contagi, non contagi, oltre ai discorsi logistici, magari legati a ognuno di voi, che giustamente hanno anche problemi di spostamento in funzione di quello che è la vostra situazione abitativa. Ecco. Quindi questa è l'attesa mia, la previsione mia per la seconda parte di attività. Da qui andiamo a cascata sul discorso prova pratica. Prova pratica, come vi dicevo, l'affronteremo alla stessa maniera e vi dico qual è la mia idea. Come già vi avevo accennato, farei appunto una sorta di lavoro in video dove ognuno di voi registrerà un video che vi porterò io a modello, quindi
mi sto organizzando per produrlo in maniera da mostrarvelo e farvi vedere quali saranno le prove da dover sostenere. Fondamentalmente cercherò di parametrarlo in qualche maniera in termini di materiali, inteso, ci sarà bisogno di un pallone. E onestamente avevo anche fatto anche richiesta, ma a livello, diciamo, di Ateneo, se era possibile condividere i materiali che erano deputati alle nostre lezioni, ma per motivi sociosanitari non è possibile fruirne. Quindi cercherò, insomma, di mettere alcuni paletti, no? Inteso, come dire, per poter stabilizzare, ecco, la prova e renderla, diciamo, più veritiera e garantita sotto il profilo tecnico possibile per ognuno e soprattutto poterla confrontare, con l'utilizzo di 2 o 3 tipi di palloni consentiti. Onestamente, anche per chi non lo dovesse avere, dovesse per assurdo acquistarlo, comunque è una spesa che si aggirerà al massimo tra i 10 e i 15 euro, ecco, qualcosa del genere. Sto cercando di trovare un'opportunità in quella direzione lì eventualmente. Poi al limite ve lo tenete e il pallone ci giocate al mare se si potrà andare. In ogni caso, la prova pratica non sarà obbligatoria. Per chi non volesse sostenerla, non sarà obbligatoria, è un di più, è un punto e mezzo bonus che ci riserviamo di affidare, anche in termini di possibilità, a chi ha, uno, voglia di mettersi in gioco, e due, ha la possibilità di utilizzare un altro strumento didattico, che è lo showing, cioè il mostrare delle skills, per quelli che potrebbero essere gli eventuali atleti allievi. Ricordandovi che chi supera l'esame con un certo tipo di votazione può ambire a prendere un tesserino di tipo federale. Quindi può andare in palestra e allenare con certificata competenza. E in quella direzione avere una competenza in più in termini di, appunto, dimostrazione, sicuramente è un valore. Ci tengo a sottolineare un'altra volta che non è obbligatorio, quindi se non lo voglio fare, non lo faccio. Ci tengo, quindi è in termini di opportunità, ok? Ci tengo altresì a sottolinearvi che chi non vorrà sostenere la prova pratica potrà sempre ambire a raggiungere il massimo dei voti nella prova finale, perché la prova finale è disposta per far sì che si raggiunga il massimo dei voti, ok? Quindi anche senza il punto e mezzo deputato alla prova pratica. Questo per, appunto, cercare di dare uno strumento in più, non un vincolo in più. Quindi, in termini di, diciamo, sia di calendario che di modalità, in questo mese in cui voi farete gli appelli, darete gli esami, io mi adopererò per registrare un video con qualche mio collaboratore, con qualche mio atleta, per mostrarvi che cosa desidero che voi facciate. Ve lo, diciamo, alla prima lezione, seconda lezione, insomma, appena rientreremo nel mese di marzo, vi mostrerò quello che è il prodotto, faremo una lezione dedicata a quello per sottolinearvi quelle che sono le richieste, spiegandovi per bene che cosa desidero che voi facciate. Fisseremo una sorta di deadline, quindi, diciamo, tendenzialmente sarà un mese, qualche settimana, insomma, adesso cerchiamo di capire quando riusciamo a proporlo e quando lo fissiamo la data ultima di invio dei vostri prodotti per poterli valutare.
Indicativamente teniamo una sorta tipo se in questa cosa riusciamo già a sistemarla per la prima per la prima lezione di rientro post pausa appelli, che potrebbe essere la prima settimana di marzo, una sorta tipo di metà aprile per mandare il materiale da poter visionare. Questo lo fisso perché non voglio arrivare alla mattina dell'appello con dire con la gente che ti manda il video che devi guardarlo per poi sistemarlo, per poi guardarlo, valuti per favore. No, cioè voglio arrivare ad avere il quadro generale, che quando andiamo ad avere la prova finale tutto quanto sia già determinato da quel punto di vista lì. Ci prendiamo 5-6 settimane, che uno ha più che il tempo per organizzarsi. E basta, io farò le valutazioni saranno mie, condotte via privata, e ovviamente ognuno di voi potrà richiedere quello che è il proprio risultato, e verrà condiviso, e basta. Finito qui il discorso della prova in itinere, che ripeto, deve essere vista come un'opportunità. Questo è. L'opportunità di mettersi in gioco, l'opportunità anche di capire dove sono le difficoltà di un processo. Cioè, una cosa è guardare un'azione, è un discorso esserne protagonista, e capire dove sono i problemi, dove sono i vincoli. Questa è una legge che deve sempre guidare ogni nostro tipo di idea, motivazione. Ricordiamoci sempre, da futuri professionisti dell'attività motoria, che si fa veloce a scrivere protocolli, si fa veloce a imporre anche alcuni tipi di vincoli, soprattutto magari sotto il profilo di assunzioni caloriche. Io vi garantisco che poi farlo è molto più difficile e bisogna provarlo. Onestamente, io sono persona che mi metto a dieta per ricordarmi che si fa fatica. Mi alleno per ricordarmi che si fa fatica. Perché sennò dopo un po' ti dimentichi il fatto che c'è un sacrificio da dover affrontare quando c'è da allenarsi in maniera concreta. Alla stessa maniera, imparare che c'è delle difficoltà oggettive a gestire alcuni gesti è sicuramente un processo di tipo formativo che merita di essere premiato per chi vorrà affrontarlo. Questo ci porta all'ultimo tema, che è l'esame finale. L'esame finale sarà, diciamo, sovrapponibile a quello che è stato l'esame condotto il passato anno accademico, la passata stagione. Ad oggi, però, c'è una sostanziale differenza. L'anno scorso è stato condotto completamente da remoto, inteso come ognuno collegato dal proprio terminale da casa, ha sostenuto l'esame, visionato e supervisionato dalla commissione, anch'essa collegata da remoto. Quest'anno, sperando che tutto volga nella direzione in cui noi auspichiamo, o meglio, che il mondo intero auspica, vorremmo fare la stessa cosa, quindi esame telematico, però in presenza. Quindi verrete convocati all'interno di un'aula dove saranno messi a disposizione i terminali. Ovviamente l'ingresso all'aula sarà contingentato secondo tutte quelle che saranno le norme vigenti, e sosterrete l'esame però presenza della commissione. Quindi voi sarete lì fisicamente ai vostri terminali, accederete ai vari Moodle dove ci sarà caricato il quiz a risposta multipla, dove voi fornirete e dimostrerete le vostre nozioni acquisite, però noi saremmo in teoria lì per poter sia aiutarvi sotto il profilo tecnico, perché l'anno scorso comunque ci sono anche quel tipo di problematica lì, cioè professore non mi si apre la pagina, professore non ho la connessione, professore dove devo andare, sia per sostenere quella parte tecnica lì che di certo ha una valenza,
E poi soprattutto per visionare e monitorare il regolare svolgimento dell'esame stesso. Quindi dare anche un crisma qualitativo più elevato. Visto che mi è stato anche chiesto, ora in termini poi di valutazioni e voti, riservo di aspettare ancora qualche, diciamo, settimana di tempo. Prendete come per buono il fatto che ci sarà un punto assegnato per ogni risposta e 0 punti per quando non risponderete al questionario. E ci sarà un percentile, quindi un meno 0,50, credo, ad ogni risposta sbagliata, questo per evitare, essendo un test a risposta multipla, il tentativo di risposta, ok? Quindi, ridurre il tentativo di dare risposte anche quando magari la domanda non la si conosce in maniera così approfondita. Però per questi dettagli rimandiamoci un pochino più avanti. Di certo vi so già dire invece, visto che qualcuno l'ha chiesto, che la prova sarà unica, quindi voi vi presentate all'appello finale e avrete un appello di giochi sportivi. Quindi non è che vi presentate una volta per sostenere l'esame modulo pallavolo, l'esame modulo basket, l'esame modulo giochi sportivi. Sarà una verifica plenaria e le domande saranno randomizzate. Significa che non è detto che ci sia una sequenza di domande unicamente sulla pallavolo, seguite dalla sequenza di domande unicamente sul basket e così via. Sarà la possibilità che ci siano un'alternanza dei tre moduli all'interno del piano di verifica. Mi sembra che non ci sia altro allo stato dell'arte attuale. Però essendo che comunque sarà anche un po' l'area di appelli, di esami, sono arrivate un po' di mail in queste settimane, ho preferito mettere un po' di punti e probabilmente rimanderò anche in futuro a riguardarci questa registrazione per chi chiederà in futuro. Ecco, queste saranno un po' le vie, diciamo, di valutazione finale per la conclusione di questo modulo. Basta, questo è quanto. Mi sembrava doveroso anche in funzione di vostra organizzazione mentale e sicuramente conoscenza di sapere quali saranno le richieste per voi che dovrete sostenere il test, insomma, la valutazione. Ecco. Se non ci sono altre domande, passerei alla parte, diciamo, un po' più accademica della lezione, dove affrontiamo un nuovo lavoro sotto il profilo metodologico per darvi una nuova, diciamo, un nuovo taglio, ecco, di visione di alcuni aspetti. In chat non vedo niente, i microfoni direi che sono spenti, quindi io procederei. Nel frattempo, se qualcuno avesse da avanzare domande, lo faccia. Io intanto inizio a condividere il mio schermo. Vedete le slide, vero ragazzi? Sì. Ottimo, grazie. Allora partiamo da qui. Abbiamo da valutare un primissimo grado di, diciamo, di lavoro metodologico. Queste sono cose che ormai voi, studenti SWISM del secondo anno, conoscete. Abbiamo da analizzare quello che è un carico interno e un carico esterno. Penso che già sappiate che con carico interno si parla di fatica percepita dagli atleti stessi,
Con carico esterno si parla di quello che è lo stimolo che noi stiamo applicando. Ora, è ovvio che questo tipo di analisi abbia bisogno di un certo tipo di centralità e cerchiamo di capire il perché. Allora, ci sono tre parametri fondamentali che conosciamo molto bene. Credo dovremmo ormai conoscere molto bene, che si intersecano tra di loro per dare un valore di impatto agli stimoli allenanti. E i tre parametri sono semplicemente l'intensità, quindi l'impatto dello stimolo, il volume dello stimolo, quindi questo è quanto forte è lo stimolo. Questo è per quanto perdura in termini di tempo lo stimolo, qual è il tempo di esposizione dello stimolo? E questa è la frequenza e il grado di apparizione delle varie stimolazioni composte dai due parametri precedenti. Quindi, queste sono cose che conoscete e sono banali. Ricordiamoci di valutarle sotto tanti punti di vista. Quando dico sotto tanti punti di vista, dobbiamo immaginarle come intensità, volume e frequenza riguardante sia, ipotizziamo, un unico mezzo, quindi un'unica esercitazione, sia un unico microciclo, quindi quante volte faccio la stessa esercitazione all'interno dello stesso allenamento, sia intensità, volume e frequenza imposta all'interno di un macrociclo, quindi di un periodo in cui io vado a ricercare, stimolando sempre la stessa cosa, un cambiamento all'interno dei ragazzi che sto allenando. È una sorta di scatola cinese, è una sorta di matrioska. Tutti quanti ho una scatola più grande che ha un obiettivo più grande. Per raggiungere quell'obiettivo dovrò fare un obiettivo più piccolo e così via. Un altro obiettivo più piccolo, proprio come una scala dove nel punto più alto ho il main target e ho diversi gradini per raggiungerli, partendo da quello che è il grande. Sul mese voglio fare 8 sedute d'allenamento, frequenza, impostate per avere un certo tipo di intensità, percentuale di carico, per un certo tipo di volume, numero di volte che ripropongo la stessa cosa all'interno dell'allenamento, per dire. Quindi, e poi così via via scalare, parlando sia di allenamento, sia parlare di allenamento inteso come seduta singola, sia parlare di esercitazioni mezzi. Questo è uno dei, diciamo, parametri fondamentali su cui si costruisce l'andamento di una stagione. E quindi possiamo tranquillamente dire che ogni allenamento, ricordandovi che l'allenamento è percepito dal corpo come trauma, deve ricercare un adattamento tramite un carico. Diciamo prima un aggiustamento e poi un adattamento. E se vi ricordate, le prime lezioni abbiamo già accennato a questa cosa dell'aggiustamento e dell'adattamento. Se non è chiaro, lo ripetiamo, ma qualcuno si ricorda che cosa si intende con aggiustamento e che cosa si intende con adattamento? Vediamo un po' se qualcuno si ricorda in chat o a microfono. Che cosa si intende con aggiustamento o adattamento? Aggiustamento era, se non ricordo male, nel breve termine, adattamento sul lungo termine. Sono una serie di aggiustamenti nel lungo termine. Giustamente, facciamoci un esempio che così magari lo chiariamo a tutti quanti. Fammi un esempio su, per dirti, sulla corsa, che è abbastanza immediato. Che cosa succede?
In acuto e in cronico, quali sono i due aspetti che dovresti cercare? Facciamo, diciamo, corsa di resistenza. Che cosa succede? Che cosa succede nel breve quando corri? Dai. Anche gli altri possono rispondere, eh? Non è che è una condivisione. Forza ragazzi, lo sapete, dai. Cioè, quando inizi a correre, che cosa succede? Dai, forza. Banale, banale, anche a tutti capita la stessa cosa. Poi, Silvia, prima ancora di quello, che cosa succede? Prima di alzarsi la temperatura corporea, che cosa succede? Che cosa fa il cuore? Accelera, aumenta nei battiti. Accelera, aumenta la frequenza cardiaca. Quello è il primo aggiustamento. Vi ricordo che l'allenamento è percepito come trauma, quindi cosa fa il corpo? Cerca di organizzare una risposta, organizza la risposta con i mezzi che ha. Quindi che cosa succede? Succede che fa alzare la frequenza cardiaca. Alzare la temperatura corporea, l'abbiamo visto la settimana passata, perché migliora le risposte ormonali, e quindi cosa succede? Cerca di fronteggiare la stimolazione con questo tipo di risposta. E poi c'è una risposta in acuto. Se io ripeto tante volte questa cosa, che cosa succede? Che il corpo impara. No? Quindi migliorerà dei parametri che mi permettono di essere più bravo a gestire quel tipo di insulto. Insulto inteso come dire trauma da allenamento. Ok? Quindi aggiustamento in acuto, quello che succede subito. Adattamento è il main target, quello che si deve, che tendiamo a dover conseguire. Questo è il primo aspetto. Questa cosa qui, diciamo che è la risposta stabilizzata, può essere riportata non soltanto sui discorsi di tipo fisico, ma anche sotto i discorsi di tipo tecnico, eh? Quindi è una risposta organizzata che ci dà alcuni tipi di gestione e capacità di gestire appunto gli stimoli. Quindi partiamo da qui. Abbiamo subito una classificazione dei vari carichi. Abbiamo una percentuale di carico pianificata in pre-season, in prestagione, no? Prestagione è inteso come abbiamo quest'idea di organizzazione su cosa vogliamo fare, tra virgolette, a bocce ferme, con i parametri che abbiamo in mano, che significa quando incomincerà il nostro campionato, quando ci saranno le gare che ci interessano, quando sarà, che ne so, un periodo più fitto di competizioni o un periodo più rado di competizioni. Facciamo una serie di ipotesi che tengono preliminari, che tengono in considerazione di che cosa voglio raggiungere in quel dato periodo. Ovviamente, come si diceva, qui siamo su una gestione del tutto preliminare, a bocce ferme. Durante l'andamento della stagione inseriremo una percentuale di carico, una percentuale di stimolo, che sarà giornaliera, quindi seduta per seduta andiamo a decidere che cosa vogliamo fare per conseguire quello che era il nostro piano iniziale, ipotetico piano iniziale. Ok? E poi c'è una reale percentuale completata dall'atleta. Quindi io cosa faccio? Ho un'idea iniziale.
L'idea iniziale viene ripartita all'interno del calendario più fine, più stretto, però poi ci sono delle componenti che potrebbero consolidarla o inficiarla, quella mia idea. Perché? Perché ci sono una percentuale di carico completato dall'atleta stesso, una percentuale di lavoro che non è detto sia al 100% completata dall'atleta stesso. Perché? Perché non tutti i giorni sono uguali. Perché? Perché l'ipotesi è che si possa fare un certo tipo di percorso, ma poi ci sono degli accidenti che non ci permettono il reale, completo, totale svolgimento di quella che è l'idea preliminare. E ce ne sono dei più svariati, da discorsi più conclamati: l'atleta si ammala, l'atleta si infortuna, cambiano le condizioni, oppure, cioè, diciamo, possono esserci delle interruzioni. Guardiamo in questo caso contingente, quello che ci sta succedendo adesso, impianti non disponibili. Ci sono un sacco di variabili in corso, dove l'idea preliminare si discosta da quello che succede. In certi casi può succedere anche che si pianifica con l'ipotesi che il mio gruppo di lavoro che conosco abbia un certo tipo di riscontro a tendere, migliori in un certo tipo di scaling preciso, più importante, rispetto a quello che poi succede in pratica. Io mi aspetto che loro migliorino più rapidamente, poi invece migliorano più lentamente. Nella mia ipotesi iniziale pensavo di essere arrivato a un consolidamento di risultato e invece sono ad un altro. Tanto più la percentuale di carico completata dall'atleta si avvicina alla percentuale ipotizzata in prestagione, tanto più arriverò vicino all'obiettivo che mi hanno prefissato. Ovviamente tenendo come punto focale l'idea che l'obiettivo viene fissato su metodi di tipo scientifico, consolidati sotto il tipo scientifico. Questo è il punto di base. Però devo tenere in considerazione che ci sono delle variabili. Ricordatevi che allenare significa gestire variabili. Più sono bravo a gestire variabili, più riuscirò a far avvicinare, prima di tutto, prima riuscirò a tarare bene il mio carico prestagionale. Cioè, quindi l'idea che ho sulla mia squadra, sul mio gruppo, sul mio atleta per quel periodo di tempo. In seconda istanza avrò la capacità di gestire le variabili e combinarle nel modo migliore possibile per far sì che la percentuale di carico completata sia più aderente possibile a quella ipotizzata preliminarmente. E questo è il primo punto focale che ci deve discriminare nelle nostre scelte, nelle nostre decisioni, nelle nostre metodiche applicate. Ed è per questo poi che parliamo di stimolo interno o stimolo esterno. Quindi noi abbiamo un obiettivo da programmare. Noi dobbiamo avere uno sguardo ampio sopra il lavoro che vogliamo conseguire, che ipotizziamo di poter conseguire con il nostro gruppo. Però ricordiamoci che purtroppo il carico programmato non include stress biologico e psicologico dell'allenamento. Che cosa sta a significare? Stress biologico e psicologico. Significa che il volume di energia dei ragazzi che alleniamo è un volume finito, non è infinito. E ci sono tanti aspetti
che vanno a depletare il loro serbatoio. Significa, se sei sotto stress, se magari qualcuno di voi gareggia, fa l'atleta e in questo periodo ha la sessione d'esami, quello è un motivo di stress. E deplezione di energia, toglie energia, ma non soltanto ipotetica, perché se te vai a letto 3 ore dopo perché stai studiando, tu hai ridotto la tua quantità di recupero ed è un fattore. Non può essere vista in maniera slegata. Poi ci sono i fattori di tipo biologico. Tipo biologico inteso come applico lo stimolo, però ho bisogno di un tempo di supercompensazione. Perché? Perché se no mi espongo a quello che è quello che ci siamo già detti l'altra settimana, a dei periodi di overreaching che poi si trasformano in overtraining. Ne parliamo più avanti comunque di questo aspetto. Però la cosa importante, le cose importanti sono due. Uno, visione ampia. Cioè noi non possiamo essere dei muli che dicono vabbè, ma il libro dice che a fronte di questo stimolo ottengo questo risultato. No, non è così. Quello è un punto di partenza. Quello è un punto di partenza. Dobbiamo essere capaci, due, punto due, a modulare in funzione di questo, di questa visione più ampia. Quindi certo che devo sapere, devo avere il quadro generale davanti, devo avere tutto il puzzle davanti e applicare un unico tassello alla volta. Però di certo devo anche essere capace di avere una visione più ampia, più ad ampia veduta, ad ampio spettro, per poter ridurre o perlomeno essere cosciente dell'esistenza di stress biologico e stress psicologico fondamentale. E come faccio a gestire questa cosa qui? Ci vuole un metodo di valutazione. E il metodo di valutazione può essere condotto sotto diversi piani. Uno, può essere il questionario, classico questionario RPE, che sono delle scale di percezione di fatica. I ragazzi, le squadre, scrivono sopra un foglio di carta, su un modulo, su un format, alcune risposte che ci danno indicazione di quelle che sono le loro sensazioni in quel dato giorno. Significa, molto semplicemente, ce ne sono, se non le avete mai visti, dei questionari già precompilati, dove ci sono domande del tipo quanto stanco ti senti oggi? Hai dei DOMS? Hai dolore da qualche parte? Hai dormito bene? Come hai valutato l'intensità dell'allenamento precedente? In funzione delle risposte percentuali, normalmente una scala da 1 a 10, di questi tipi di domande che sono fatte o, diciamo, come dire, in format preordinati o possono essere anche scritte a carico dei tecnici stessi, no? Quindi creati ad hoc, noi abbiamo un'idea di tendenza. Un'idea di tendenza di qual è lo stato di salute di quel giorno del gruppo. Questo è il primo aspetto. Ora, è ovvio che per applicare dei questionari devo farlo in maniera ripetuta per conoscere anche il profilo, lasciatemi dire, un po' caratteriale dei nostri ragazzi, dei nostri atleti. Perché? Perché sicuramente avete in testa alcuni, soprattutto chi allena di voi, ha in testa quel ragazzo che tira un po' indietro quando c'è da allenarsi, quindi cosa significa? Che
fa fatica, non ha quel grande carattere da combattente, di sacrificio, che probabilmente ti darà sempre parametri molto alti. Invece potresti avere anche l'atleta molto generoso che sottostima il suo grado di affaticamento perché lui vorrebbe allenarsi sempre. Conoscere, quindi il riproporre il questionario deve essere fatto in maniera con un taglio, come al solito, un po' ampio, cercare di interpretare bene i dati, e per interpretare bene i dati ho bisogno di un volume di dati. Ho bisogno di un volume di dati, certo, e che alla fine dei conti avere una linea di tendenza ti può aiutare sul capire quanto spingere o quanto alleggerire lo stimolo allenante per quel dato giorno. Eventualmente poi possiamo anche parlare di come si può utilizzare una tabella RPE. Però, ripeto, prendetela così. Queste sono le macro aree, i macro tips per avere uno strumento che viene utilizzato per poter capire a che punto stiamo di quello che è la percezione degli stimoli che stiamo applicando. Abbiamo poi un dato che è sì molto soggettivo, però è assolutamente facente parte di quello che è il nostro bagaglio di tipo tecnico, che è l'osservazione diretta. Quindi cosa succede? Io guardo e cerco di capire se c'è discrepanza tra quello che è la prestazione solita del soggetto che sto analizzando rispetto, o della squadra che sto analizzando rispetto a quello che è una baseline, quello che è uno standard. Ovviamente qua abbiamo, bisogno di un po' più di occhio critico, un pochino più di esperienza, però già iniziare a prendere coscienza del fatto che dobbiamo anche guardare la risultante e ipotizzare che nella risultante ci sia una percentuale di biodisponibilità insufficiente per quel dato giorno è comunque già un parametro di gestione. Abbiamo poi i parametri fisiologici. Classicissimo il controllo delle frequenze cardiache. Ovvio che in questo caso hai bisogno di un certo grado di strumentazione un po' superiore, oppure comunque, ripeto, bisogna prenderla un po' con grano salis, cioè dobbiamo cercare di monitorare quelli che sono i parametri fisiologici. Se decidiamo di utilizzarla, dobbiamo ripeterla. Non posso far prendere la frequenza cardiaca una volta e poi dire ma questo è stato impattante o meno impattante. Devo essere un minimo metodico. Ci sono dei protocolli che possono essere applicati, però ripeto, devi avere anche in questo caso metodo. Se decidi che è determinante per te come parametro la frequenza cardiaca, monitorala, ma monitorala nel tempo, settimane, per capire quali sono i riscontri. Poi, altro aspetto, conclamato dalla letteratura scientifica, non lo dico io, lo dicono quelli che fanno ricerca: la fatica è stimolo dipendente. Inteso come, se tu sei abituato a fare un certo tipo di sforzo, anche se i parametri fisiologici sono costanti, quindi magari tu hai una frequenza cardiaca submassimale, fisiologicamente parlando, il tuo sforzo mentalmente è percepito come extramassimale. Esempio, se sono abituato a correre e mi metto a pedalare, è capace che io subisca un maggior impatto da quell'attività, anche a parità di stimoli fisiologici. Quindi se
corro a 160 battiti e mi sembra di poter gestire quel tipo di fatica, magari a 140 battiti in bicicletta io mi sento morire. Quoziente fisiologico stimolo dipendente. Questo esiste, quindi se decidiamo di monitorare, dobbiamo monitorare nel tempo e con metodo, con un metodo che può essere quello che ognuno poi reputa essere metodologicamente il più calzante a quelle che sono le diverse attività, anche ai diversi gruppi soprattutto. E poi c'è un altro discorso, la percezione dell'atleta. Sicuramente, anche un po' correlato al primo punto, questo criterio va applicato con atleti che hanno un certo tipo di anzianità sportiva, un certo tipo di esperienza. Perché? Perché se no si rischia di avere delle risposte disfunzionali. Cioè, abbiamo l'opportunità, se io alleno ragazzini che non conoscono il loro grado di magari di affaticamento o comunque non hanno un'anzianità sportiva di un certo tipo di livello, probabilmente mi indirizzerò più verso un'osservazione diretta dei parametri rispetto a quello che mi viene detto, perché probabilmente verrà detto in maniera non del tutto coscienziosa, no? Non del tutto veritiera. Ricordiamoci perché lo facciamo. Lo dobbiamo fare perché dobbiamo far collimare il più possibile il percentile di carico completato da parte dell'atleta rispetto a quello che è la programmazione iniziale, rispetto a quello che è l'idea iniziale che da tecnico, da metodo, dovevo cercare di conseguire. E questo mi dà quel gap che non mi permette di arrivare lì. Quel gap che mi dice, ok, oggi forse faccio un po' di meno. Ok, oggi ce ne abbiamo, forse facciamo un po' di più. La capacità di valutare la variabile. Ovvio che per avere un discorso tipo sensato, attendibile, è logico che se chiedo a un gruppo di ragazzini è difficile che mi diano un'osservazione molto chiara e oggettiva di quello che è il loro stato. Logico che se un gruppo di esperti può essere un modo interfacciarsi con gli atleti stessi per capire se c'è qualcosa da dare in più o in meno. A questo punto la domanda è: che metodo uso? E questo dipende, e scusate la risposta molto all'italiana del dipende, da tanti aspetti, dal livello di prestazione, dal livello di necessità di conoscere i dati, dal livello in cui mi interfaccio. Di certo però devo sapere che esistono dei marker, quindi tante volte non è che ci interessa sapere qual è il motivo per cui tal giorno la prestazione decade, però dobbiamo essere bravi a leggere quei parametri che ci dicono che l'atleta magari non ha ancora recuperato. Se parliamo di magari una situazione più da campo leggera, ci basterà avere i questionari, un'osservazione diretta. Se invece siamo più su di dettaglio e andiamo su parametri fisiologici, dipende anche da che tipo di strumentazione posso utilizzare per far sì che questa cosa sia attendibile. Vi faccio un esempio metodologico, per esempio. Abbiamo parlato di frequenza cardiaca. Frequenza cardiaca è più attendibile
rispetto a quella che è la frequenza massimale, quella basale. Questo perché? Perché se io faccio uno sforzo e sono, e parliamo di atleta ipercondizionato o atleta iperneofita, all'applicazione di uno stimolo percentile, diciamo applicato, parametrato sui i vari gradi di prestazione, questo è ovvio, ma che sia intenso, la frequenza cardiaca tenderà a schizzare verso l'alto. L'abbiamo visto prima, un aggiustamento determinato da quello che è i parametri fisiologici della sopravvivenza del corpo. Però è più indicativo in termini di, è più predittivo come marker, l'innalzamento della frequenza basale, della frequenza a riposo. Cosa significa? Significa che se l'atleta viene misurato in termini di frequenza cardiaca prima dello sforzo, prima dell'allenamento, e ha un percentile di innalzamento di frequenza cardiaca, significa che probabilmente c'è uno stato infiammatorio in atto. Significa che probabilmente da quel parametro lì dico, ok, il ragazzo, la ragazza non ha ancora recuperato, non ha ancora smaltito. Però come faccio ad averlo? Non è che posso andare lì e dire, ok, un numero secco, faccio una prova, dico, ma quanto ha? Ma 61 battiti. E quanto ce l'ha normalmente? Cioè, è un iter. Per esempio, alcuni parametri, diciamo, stabilizzati dicono, ok, facciamo una prova a riposo dove io, e questo l'ho fatto anche con atleti giovanili, do il cardiofrequenzimetro a casa, ti misuri la frequenza cardiaca al mattino quando ti svegli, dopo che sei sveglio da 2, 3, 4 minuti, sdraiato a letto. Quanto ti dà? Un giorno ti darà, che ne so, 52, l'altro giorno ti darà 55, l'altro giorno ti darà 56. Mediamo, facciamo una media matematica di quei 5-6 giorni di test. La tua media sarà, 51, 50, 53, non lo so, un numero a caso. Se lui arriva al campo, lo sdraio per terra, cosciente che magari nella mia idea precedente so che io che sto già uscendo da uno stimolo importante, quindi so io che l'allenamento scorso è stato tosto perché l'ho condotto io, lo metto per terra, misuro la frequenza cardiaca mi dice 60. Ovviamente lo sdrai, lo tieni, diciamo, in maniera più calzante e, come dire, paragonabile possibile. Lo sdrai, temperatura adeguata, non deve essere al freddo, al gelo, non deve essere a 50 gradi, cosa calzante, tu vedi che la frequenza cardiaca sta a 62, 63 e lui la sua media a riposo è 51, 52, 53 e rimane così per un po' di tempo. Quell'innalzamento è sintomo del fatto che è un marker del fatto che l'atleta stesso non ha ancora recuperato. Per dirvene uno, questa è la gestione per quanto quando si intende parlare di marker. Io non lo so perché ha la frequenza cardiaca accelerata, io so però che non ha recuperato. Non mi interessa sapere dall'indagine il perché, mi interessa sapere che quel giorno lì la situazione non è ideale per continuare a spingere, la biodisponibilità di quel giorno non funziona. Questo è l'idea di marker. Perché? Perché dobbiamo essere coscienti che c'è sempre una reazione al carico, c'è sempre un rapporto carico-reazione. Questo può essere un altro metodo utilizzato, molto semplicemente. Se facciamo una corsa in linea e ci metto per fare, non lo so, 15 metri, ci metto 6 secondi, quando ripeto la prova in acuto, quindi primo giro faccio 6 secondi, secondo giro faccio 6 secondi, terzo giro faccio 6 secondi e mezzo. Terzo giro faccio 7 secondi e mezzo. Fine. Perché? Perché il rapporto carico-reazione
carico inteso come stimolo allenante e reazione inteso come reazione meccanica in quel caso, stare in rapporto. Non sono più sul rapporto di tipo massimale. Non sono più nello stimolo allenante, a meno che poi lì dipende quanto stara, è sempre uno staro percentile in funzione di quello che è l'obiettivo. Se tu sei in una direzione di resistenza alla forza, puoi starare, non lo so, di 30%, 20%. Se sei in regime di velocità, 10%. Questo è determinato dalla pianificazione, dall'organizzazione del piano di allenamento che è a priori, è pre-season. Però non ti interessa il perché stai starando, ti interessa capire che stai uscendo dallo stimolo allenante. È un marker inteso come rapporto dose-risposta. Perché succede? Non è importante in quel momento lì, è importante capire che basta. O è importante dire continuiamo, magari avevi ipotizzato 3 serie, puoi farne 6. E poi, vabbè, ci sono anche lavori ancora più complessi come modelli matematici, ad esempio riguardanti la curva del lattato, curva della citosi, quanto tempo, curva dell'ossigenazione, ci sono un sacco di possibilità, però l'idea è sempre questa. Usare, ma non abusare della tecnologia. Meglio un parametro solo, fatto bene, meglio il cronometro qui, meglio il cardiofrequenzimetro, che veramente ormai comprare un cardiofrequenzimetro costa 10 euro, ne compro 3, spendo 30 euro e posso valutare 3 per volta ogni miei atleti a inizio stagione e poi avere dei parametri, che avere un'interpolazione di tutti questi metodi e poi non sapere cosa farsene, no? Perché, ribadisco il concetto, l'obiettivo non è capire il perché la prestazione decade, l'obiettivo è far calzare quello che è l'obiettivo alla percentuale di carico sostenibile dell'atleta per quel dato giorno. Quindi l'allenamento non è solo somma di stimoli. Non è che basta che io applichi uno stimolo per dire ok, ci siamo. Questo è un punto di partenza. Cambiamo questa nostra visione in questa seconda, che prevede che la performance sia somma di stimoli, quindi allenamento, potenziale di quello che è il soggetto, quindi quanta margine allenante ha, quanta chiamiamo abilità innata ha, meno, oppure anche quanto potenziale del giorno stesso, quanta biodisponibilità ha, quindi stimolo allenante, capacità, biodisponibilità del giorno e del genotipo, meno le interferenze. E nelle interferenze c'è tutto, dalla stanchezza alla vita. Dobbiamo tenerle in considerazione. Aspetta un po' che qui. Eccoci qua. Così abbiamo fatto che correggere anche il materiale. E abbiamo sempre questo tipo di discorso, una reazione che è causa-effetto. Ok? Quindi qua non basta che inseriamo lo stimolo giusto. Dobbiamo essere capaci di capire quanta ne abbiamo e capaci di capire qual è l'interferenza. L'obiettivo di questi tipi di indagini è capire l'incidenza delle interferenze.
non quale sia l'interferenza, ma l'incidenza che ha sul nostro carico allenante, sul nostro stimolo. Questo è il punto. Più siamo bravi a far calzare il tutto, quindi creare stimoli che sono adeguati agli obiettivi che vogliamo conseguire, metodologia e pianificazione, capire qual è la discrepanza tra carico ipotizzato e carico conclamato, quello che viene fatto, e capire quanto è l'importanza delle interferenze che i ragazzi stanno subendo. Da quell'equazione io ho la mia performance, il mio risultato finale. Ricordandoci sempre che c'è una reazione causa-effetto su quella che è la performance. E quindi, procedendo nei nostri ragionamenti, ci dobbiamo per forza scontrare contro questi due primi punti. Se io voglio avere un adattamento, ho bisogno di applicare uno stimolo. Lo stimolo è un insulto. Benissimo. Quindi farò un certo grado di fatica. Ma perché possiamo parlare di fatica funzionale e fatica non funzionale? A fronte di tutto quello che ci stiamo dicendo, chi è che mi dà un'idea di questa cosa qui? Fatica funzionale e fatica non funzionale. Che cosa significa secondo voi? Dai, qualcuno. Che cos'è la fatica funzionale? Chat, microfono, fate come vi pare. Esporsi, dai. Fatica funzionale, fatica non funzionale. Qual è il limite? Qual è la differenza? Dobbiamo esserne coscienti, ragazzi, dai. Che la fatica funzionale porta ad un adattamento? La fatica funzionale porta ad un adattamento, ok. E la fatica non funzionale che cosa fa? La fatica funzionale è allenamento, certo, sì, anche giusto Francesco. La fatica non funzionale però che cos'è allora? La fatica funzionale porta è allenamento, quindi è giusto anche il collega che dice dà un riscontro. Mentre quella riguarda le interferenze... sì, cioè nel senso che coinvolge anche quegli aspetti, Sergio, però occhio, occhio, la fatica è assoggettata allo stimolo, lo stimolo è l'allenamento, ok? Quindi questa cosa dovrebbe già risuonarvi diversa, cioè se lo stimolo ce lo devo applicare perché l'allenamento è giusto metterlo, no? Perché dobbiamo dare una perturbazione per ottenere qualcosa indietro. Abbiamo dallo stesso stimolo due risposte diverse, una fatica funzionale e una fatica non funzionale. Quindi, stesso stimolo, risposte diverse. Che cosa fa l'allenamento, quindi? Il vostro collega diceva, l'allenamento fa raggiungere adattamenti. Io aggiungerei un piccolo dettaglio. L'allenamento fa raggiungere adattamenti in corretta dose. Ok? Ora, con questa imbeccata, qual è la differenza tra fatica funzionale e fatica non funzionale? In corretta dose. Sì, vai. Forse la fatica non funzionale è quella che porta poi un overtraining, quindi
degli scompensi nell'atleta. Esatto. Esatto, Sergio. L'eccesso di allenamento genera fatica non funzionale. Qual è il processo? Il processo è è quel grafico che avrete visto un milione di volte, no? Applico uno stimolo. Cosa succede? Succede che mi affatico, mi stanco. Portiamo un esempio banale, poi magari per cercare di capirlo. Quindi, cosa succede? Applico uno stimolo, la curva passa al di sotto del mio quadrante, diciamo, ideale, perché? Perché io mi affatico, l'energia cala e l'affaticamento tende ad andare verso il basso. Quindi le mie prestazioni tendono ad andare verso il basso. Mi riposo, la curva risale e in teoria, se ho fatto bene i compiti, se ho accettato bene i parametri fisiologici, gli stimoli allenanti, dovrei ritrovarmi a un grado più alto di quello di partenza. Facciamo un esempio. Se faccio il saltatore, quindi cioè, faccio anche uno sport di salto, cioè gioco a pallavolo, gioco a basket, anche gioco a calcio, non lo so, uno sport dove occorre saltare, occorre balzare. Probabilmente allenerò le gambe, faccio lo squat. Banalmente, non sto parlando di metodo di niente, faccio lo squat, applico lo stimolo. Perché? Perché ho bisogno di avere la forza alta, perché poi verrà tramutata in potenza, bla 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 bla. Lasciamo stare. Faccio lo squat, che cosa succede il giorno dopo? Giorno 1, test, salto 30 cm, numero a caso. Faccio lo squat perché mi hanno detto che più ho le gambe forti e più salto in alto. Faccio lo squat, ritorno il giorno dopo che ho fatto lo squat. Sai che c'è? Che ho male alle gambe. E di centimetri ne salto 25, ne salto 28. La fatica mi fa controperformare. I DOMS mi fanno controperformare. Risposte diverse. Benissimo. Riposo. Supercompenso lo stimolo, che è stato lo stimolo adeguato, bla 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 bla. E a X giorni dove sono fresco e sto bene, i centimetri sono diventati 32. Quella è fatica funzionale, no? Applico lo stimolo, la dose è corretta, risultato corretto. Evviva, evviva, l'allenatore è bravo, io sono contento perché salto di più. Però c'è anche una controparte, l'allenamento che porta a una fatica non funzionale. Stesso esempio, 30 cm, salto, incomincio a fare il mio squat, però io ipotizzo che se faccio più squat, nella mia testa è faccio più squat, allora salto poi più in alto. E no, è lì il problema. Cosa succede? Faccio più squat. La mia performance cosa fa? Decade. Decade ancora di più. Perché? Perché ho ancora male alle gambe, aggiungo un altro stimolo allenante, faccio più squat. Perché nella mia testa poi salto più in alto. Va bene. Deflezione. Magari ci aggiungo ancora una terza esposizione. Che cosa succede? Succede che da super compensazione, invece io mi infiammo. Incomincio ad avere male alle ginocchia, incomincio ad avere male alle caviglie, non lo so, ipotizzo. E quanto ci metto a tornare a supercompensare? Boh! Perché? Perché se prima avevo un danno contenuto da una fatica di tipo funzionale che viene reintegrata e supercompensata rapidamente, se il danno diventa talmente importante che mi determina un tempo di fermo per riassorbire le infiammazioni, magari io perdo anche lo stato di condizione del punto zero, dei miei 30 cm iniziali. Quindi io magari mi faccio più lavoro, più volume di lavoro, in attesa di avere una risposta migliore, e invece ce l'ho peggiore.
e invece ce l'ho peggiore. Spero di essere stato calzante, soprattutto del perché poi diventa peggiore, perché il tempo che ci metto a ritornare a, diciamo, ripristinare lo stato di omeostasi iniziale del corpo, quindi ritornare allo stato di salute iniziale, è troppo lungo e mi fa perdere anche le condizioni assorbite precedentemente. Ora, fatica funzionale, fatica non funzionale, passo, cioè il reaching è importante perché? Perché se non c'è stimolo non c'è supercompensazione, ma l'overreaching è una cosa su cui bisogna fare attenzione, bisogna uscire dallo schema del uno è buono, due è meglio. Non ti devi allenare duro, ti devi allenare bene. Ripeto, non ti devi allenare duro, ti devi allenare bene. Devi fare quello che è necessario e per sapere quello che è necessario, tu devi capire qual è lo stato di salute del giorno. È questo il punto focale. È questo quello che bisogna dovete portarvi a casa oggi da questa tutta manfrina. Che non è accessorio. Non è accessorio, è focale. Non si parla più di massimo carico allenante, si parla di minimo carico allenante. Minimo carico allenante, perché se te c'hai mal di testa, vai dal medico, il medico ti dà la pastiglia per il mal di testa in minima dose perché faccia effetto, non in massima dose che tu riesci a sopportare, perché poi così stai più meglio. No, non stai più meglio. Magari stai peggio. Ok? Questo è il punto. Questo è il punto tra funzionale e non funzionale. Non è che uno è buono e due è meglio. È il minimo carico allenante. È fondamentale. Non è che perché c'è la dose del vaccino, allora ne faccio due, allora poi sono più coperto. No. Non è così che funziona, l'allenamento non funziona così. Essere cosciente di questa cosa qui è focale, importantissimo. Ricordarsi questa cosa diventa determinante per poter garantire un risultato costante nel tempo, che sia ripetibile, che ci sia, che ci permetta di far fare quello che vogliamo, di avere i risultati che desideriamo. Questo è importantissimo. E quindi probabilmente si poteva fare una lezione soltanto su questa slide qui, però il punto è questo, è dal monitoraggio che determino il mio risultato. Da questo rapporto qui, se io sono capace di gestire bene questo rapporto qui, io sono in grado di ottenere buoni risultati. Come faccio? Con quello che ci siamo detti fino adesso e cercando di parametrare al meglio con i mezzi con i marker, con i metodi che ci siamo anche elencati, dai più semplici ai più complessi, ad avere un monitoraggio corretto dello stato di recettività dei corpi dei ragazzi che stiamo allenando, degli atleti che stiamo allenando, fondamentale. Ok? Ricordatevi, l'allenamento non è solo sequenza di stimoli. E anche su che base sto inserendo quegli stimoli. E quindi, quando parliamo di recupero, uno dei must è questo, è il sonno. Oggi come oggi sta tornando ipercentrale questo discorso, ipercentrale. Il ruolo del recupero inteso come non solo come ore di sonno, ma come qualità del sonno. E entra in quella dimensione che
che viene definita dei marginal gains, guadagni marginali letteralmente. Cosa significa? Significa tutte quelle piccole porzioni di aiuto alla prestazione che non sono strettamente legate all'allenamento stesso. Quindi abitudini di vita quotidiana, abitudini da recuperi, alimentazione, una serie di parametri correlati che sono più o meno centrali riguardanti la nostra professione, che però noi non possiamo ignorare. Dobbiamo avere una, diciamo, la visione, come vi dicevo prima, ampia. Perché? Perché prima di essere atleti sono persone, sono uomini, ragazzi più che altro, ragazzi, ragazze, e come tali sono assoggettati a tanti parametri, a tanti stimoli. Quindi il sonno di certo ha un ruolo centrale, di certo è al giorno d'oggi con grande facilità monitorato in quantità e qualità. Chi di voi ha uno smartwatch sul piano salute può trovare, per esempio, quelle che sono la qualità, quindi l'indice di efficienza del sonno. E per questo già avere un monitoraggio e un'ottimizzazione di questo tipo di parametro può essere determinante per avere buoni riscontri. Quando dico che fa la differenza anche l'efficienza del recupero e non soltanto quanto stai dormendo, intendo dire che voi sapete che ci sono, probabilmente sapete anche per altre vie, che ci sono diversi cicli del sonno all'interno della stessa notte e diverse fasi all'interno dei vari cicli. Facendola molto molto breve, ed è un discorso molto ma molto ma molto più complesso, che entra anche in piani di fisiologia, cioè neurofisiologia, quindi siamo a un livello abbastanza alto. Fate conto che c'è una struttura di ricerca che si chiama Università del Sonno, che fa soltanto studi a riguardo di quello che è il recupero notturno. Comunque, per farvela molto semplicistica, in queste fasi, quelle che sono determinanti per avere un buon recupero sono quelle di sonno profondo. Sono quelle in cui, nel momento in cui ci sono fasi di recupero profondo, voi state ristorando il vostro corpo, state preparando il corpo, state supercompensando, mettiamola così, gli stimoli. State rinfrescando quelle che sono le capacità di gestione del corpo stesso, quindi la capacità di applicazione di un nuovo stimolo allenante. Monitorare quel che fanno, logico che non è che posso essere troppo invasivo, però di certo iniziare ad aiutare su buone abitudini, ed alcuni sono veramente molto banali, può dare subito un buon riscontro per quello che è il discorso di avere nuova disponibilità a un nuovo allenamento. Fa parte del monitoraggio dell'allenamento stesso. Ora, vi porto alcuni esempi conclamati. Beh, intanto qui di seguito, poi ve le vedrete, vi mostro studi che sono assolutamente calzanti in questa direzione. Guardate, ci sono studi che ci danno in questa infografica un ruolo di rigenerazione. Sembra che appunto nelle fasi di sonno vengano ripulite tutte le sinapsi che finiscono logicamente iperstimolate e iper
utilizzate all'interno del corso della giornata. Quindi non avere un sonno di qualità non ci permette di avere una conduzione nervosa buona. Questo si traduce in minor recettività. Ci sono un sacco di certezze sia per quanto riguarda il discorso dell'incidenza dell'orario delle gare, degli allenamenti, in funzione del sonno stesso. Vi sarà capitato probabilmente, e questo logicamente deve essere, come dire, può essere gestito e monitorato fino a un certo punto, però di certo allenarsi la sera che cosa fa? Fa alzare le catecolamine da stress, l'adrenalina è alta, ti metti nel letto e non riesci a prendere sonno in via immediata. Ci sono i discorsi dei viaggi, non soltanto legati ai jet lag, ma anche semplicemente se vado in trasferta lontano e ho un ritorno notturno, mi tocca dormire in pullman, questo capita agli atleti, succede che dormo poco e male. C'è un discorso degli schermi retroilluminati, conclamato il fatto che se tu stai al cellulare fino ai pochi minuti prima di andare a dormire, lo schermo retroilluminato, in particolare con i lumens blu, riduce la produzione di serotonina, precursore del triptofano, che è quella cosa che ti fa addormentare. Abbiamo una serie di, diciamo, risposte anche per quanto riguarda le deprivazioni del sonno. Guardate, questo è uno studio che dice che tu risintetizzi peggio il glicogeno se hai recuperato poco. Quindi se dormi poco hai una di fatto gestione dell'energia peggiore, e addirittura questo qui studio, tra l'altro italiano, condotto da Dorelan mi sembra, è l'incidenza del giaciglio, l'incidenza del materasso. Si arriva a questi gradi qua di dettaglio di gestione di questi stimoli. C'è una storia famosa, magari qualcuno di voi l'ha già sentita, riguardante le Olimpiadi e la nazionale di ciclismo inglese a Londra, alle Olimpiadi di Londra, dove sembra che, vabbè, tra l'altro Olimpiadi molto proficue sotto il profilo delle loro prestazioni, quindi un overspike di results per loro, e all'intervista, diciamo, post-olimpica di quella spedizione fortunata, di quella data di visione della nazionale, sembra che la risposta dei tecnici sia stata: abbiamo portato i nostri materassi negli alberghi dove riposavano i nostri atleti. E il discorso è, non è che quello fa la differenza, quello è un percentile di miglioramento marginale che poi, sommato a tanti altri piccoli percentili che possono essere deputati a, non lo so, altro trend molto in voga in questo periodo è la crioterapia, la terapia del freddo. Oltre a, che ne so, situazioni di tipo alimentare, sempre legato poi anche correlato al discorso dei recuperi. Cioè, se io vado a dormire banalmente, stupidamente, con il cibo sullo stomaco, che cosa succede? Che il corpo è contrastato. Avremmo l'idea che il cervello ha bisogno di spegnersi, di andare in stand-by per ricaricarsi, però allo stesso tempo avremo l'apparato digestivo che ha bisogno di lavorare, perché non ha ancora finito di ripulire e di, digerire, in vero senso letterale del termine, l'energia che gli sto inserendo. Cioè, quindi, alcuni aspetti sono banali, se vogliamo, di abitudinarietà per i recuperi, l'applicazione del caldo e del freddo in funzione di quello che sembra essere il riposo, migliorativo o peggiorativo. Ripeto, marginal gains, 1% su tanti piccoli aspetti abitudinari che vanno
a completare quello che è l'acuto dello stimolo, che è l'allenamento, per avere un miglioramento più ad ampio spettro, più conclamato, più stabilizzato. Dare delle indicazioni, per dire, noi per esempio, è logico che è difficile avere un controllo su questi aspetti, ma dare delle linee per quanto riguarda la gestione dello schermo, degli schermi, noi applichiamo quella che viene definita, almeno in senso lato, prima delle partite, i 30 minuti senza schermo. Cosa significa? Che prima di andare a dormire, 30 minuti prima, almeno le sere prima delle gare, cerchiamo di allontanarci dagli schermi per cercare di avere un sonno più ristoratore. È solo una questione di abitudine. È solo una questione di abitudine. È molto banale, però può darti quel 1% su quel dato aspetto. Non è che devo andare a vincere le Olimpiadi, eh? Devo creare un'abitudine positiva. Questo è uno dei, l'idea del marginal gains, dell'avere la capacità di ricostruire, ridurre al minimo l'interferenza in maniera che ci sia più performance quando vado a stimolare, che ci sia più recettività da parte del corpo. Comunque questi studi sono lì da vedere, potete tranquillamente andarli a vedere su PubMed. Come ci siamo già detti, è ovvio che non è che vi è meno il nostro diktat di essere metodici, di essere bravi sotto il profilo tecnico a programmare. Ma allo stesso tempo dobbiamo essere coscienti che ci sono delle variabili in gioco che esulano da un'ipotesi iniziale, che esulano da quello che poi accade realmente sul campo. Perché? Perché da qui succede che arriviamo qua. Dobbiamo essere bravi a monitorare la situazione tra fatica funzionale e non funzionale. Quindi stimolo acuto, stimolo cronico, reaching, overreaching, che si può trasformare in overtraining, stimolo supercompensato, stimolo che si trasforma in stimolo infiammatorio e mi fa controperformare, overtraining, mi infortuno. L'idea dei marginal gains. Alcuni di questi non sono di nostra competenza, come possono essere il mindset e la nutrition. Cioè, è logico che se ho competenze a riguardo di questo, possono essere buone per avere una buona interfaccia con gli specialisti del settore. Conoscere alcuni di questi aspetti ci aiuta a interfacciarsi, a riconoscere dei marker negativi a carico dei nostri ragazzi, dei nostri atleti, per poterli indirizzare a quello che è lo specialista. Questo può essere il nostro grado di intervento qui. Questo invece è focale, ci dobbiamo preoccupare noi. Qui ci dobbiamo preoccupare noi degli atleti. Nessuno lo farà. Siamo noi a dover avere la responsabilità di gestire certo la parte di stimolo, ma anche la parte di recupero. E con questa parte di recupero magari ci dobbiamo mettere anche alcune competenze a livello di, non voglio dire terapia, ma sicuramente a livello di indicatori, come ci siamo anche già detti nelle lezioni sulla prevenzione, di un'idea di intervento di un gruppo fisioterapico, un gruppo paramedicale che possa darci, sotto nostra indicazione, dei buoni riscontri e favorire questo parametro. Quindi l'intervento del terapista che possa fare lo scarico meccanico per far sì che il recupero sia migliore. E chi è che lo deve fare come monitoraggio? Noi che siamo sul campo tutti i giorni.
questo è il punto fondamentale. Dobbiamo essere bravi ad aumentare la base delle nostre competenze. Non soltanto sotto il profilo metodologico, ma anche sotto tutti i profili che riguardano le sfaccettature diverse, che ci diano un buon monitoraggio non soltanto della parte performante, quindi quella di stimolazione per accrescere il grado di performance, ma anche capaci di leggere i segnali, monitorare i segnali che ci diano riscontro sul grado di affaticamento, sul grado di interferenza dello stimolo allenante. Fatica che sia sempre funzionale. È logico che poi non è che devi fare il nutrizionista, il terapista, lo psicologo, Dio me ne scampi e me ne liberi, perché poi noi abbiamo un sacco di lavoro, se vogliamo, soltanto riguardante la nostra parte. Tutti quanti noi siamo sempre, no, indirizzati anche verso una parte più riabilitativa, situazioni molto più paramedicali. Ma sotto il profilo della performance, sotto l'ala della tua competenza, hai un sacco di lavoro da dover fare, hai un sacco di competenze da dover possedere. È fondamentale sapere che ho bisogno di competenze sotto tanti aspetti che sono centrali e influiscono sulla prestazione stessa. Aspetti di tipo alimentare, aspetti di tipo anche psicologico, anche paramedicale. Fondamentale, perché quello noi siamo lì, siamo sul campo, dobbiamo essere bravi a vedere e non essere miopi a dar dritti per la nostra strada, perché noi abbiamo detto, guarda, la programmazione e la scienza ci dice che dobbiamo andare qui. Sì, è vero che dobbiamo avere una strada da dover perseguire, però non possiamo andare dritto anche se la strada è interrotta. Dobbiamo cercare di capire come poter schivare l'ostacolo e proseguire. Avere capacità e essere a conoscenza di queste competenze di fondo, secondo me, è assolutamente centrale per quelli che saranno, per quelli che sarete voi, i professionisti delle scienze motorie del domani. Preparatevi, preparatevi, costruitevi un grado di competenza a riguardo di tanti aspetti che possono essere poi di vostra competenza, non soltanto centrale, allenamento, ma anche periferica. Tutto quello che gira intorno all'allenamento, che però lo influenza. Basta. Questo era quello che volevo passarvi oggi come idea di base. Probabilmente ci sono anche dei concetti che magari conoscevate già, li conoscevate a profondità magari anche diversa, non lo so. Però secondo me, se già li conoscevate, è un buon ripasso. Se non li conoscevate, è un buon motivo di approfondimento. Se avete domande, dubbi, perplessità, sono ovviamente a disposizione per cercare di dare il mio contributo. Se avete bisogno di digerire un po' questo tipo di materia, ve la guardate con calma, se vi sovvengono poi in un secondo momento le domande, potete farmele anche tramite via mail, come qualcuno di voi fa, o possiamo anche pianificare, magari prima dell'appello, una sessione puramente di question and answer, quindi cerchiamo di raccogliere tutte le domande di tutti per poter fare una sorta di, diciamo, di prontuario di risposta su alcuni argomenti che magari possono essere anche ricorrenti, magari possono generare dubbi e perplessità. Mi pare che non ci siano
corollari. E allora a questo punto io, anche con qualche minuto di anticipo, vi congederei. Tanto non è che bisogna sempre fare, bisogna fare le cose per bene, non bisogna farle sempre, non è che sempre uno è buono, due è meglio, anzi, fare le cose per bene. Spero di aver dato dei buoni spunti per oggi. Vi auguro una buona e proficua sessione di esami, sperando che sia più aderente e collimante a quelle che sono le vostre aspettative per essa per il prossimo mese. E ci riaggiorniamo alla prima settimana del mese di marzo con il programma che vi ho illustrato all'inizio della lezione. Un grande in bocca al lupo, buon lavoro, buono studio e buon bocca al lupo per i vostri appelli. Speriamo che siano i più proficui possibili per voi, sotto tutti i punti di vista. Buona giornata e ci aggiorniamo alla prima settimana di marzo. Arrivederci. Grazie, arrivederci. Grazie a voi, ragazzi. Arrivederci, grazie.